quanti che hanno fatto uno sforzo per volevano portarmi, quindi realmente voglio ringraziarvi e niente, speriamo fare bene, sappiamo che le condizioni stanno, c'è la voglia, quindi speriamo avere un buon anno. È vero che c'erano altre squadre su di te come il Torino o è sempre stata Verona quella Sì, c'è che... stata qualche voce, ma sinceramente il direttore mi ha insistito tanto, mi ha chiamato, voleva che venisse qua. Io sinceramente ho giocato qua, quando abbiamo giocato anche la semifinale, ho visto la gente, quello sinceramente è una delle cose che più mi ha attirato, perché vabbè, noi anche sudamericani sentiamo tanto queste cose della gente, del tifo. Poi la società, sappiamo che ha una grande storia e penso che sia un club ideale. Ha giocato d'anticipo il direttore sportivo, cioè nel senso che... Io comunque la scadenza, quindi appunto. sì, un po' lui mi voleva, sinceramente ho visto l'interesse della società, di tutti, quindi questo mi è piaciuto. L'ho pensato un po' perché sì, avevo magari qualche altra opportunità, anche aspettare un po', però volevo iniziare il ritiro, volevo andare dall'inizio qua, quindi sono molto contento. Emanuele, perché sei andato in scadenza? È strano che un giocatore come te vada in scadenza. Beh, un po' a Bari, con un po' dopo, penso, dopo la retrocessione della Bari magari è entrato un po' in una nuvola, no? Un po', quindi lì dovevo firmare là, però non c'erano le predisposizioni, tutto, quindi ho finito il mio contratto col Bari, sono andato solo questi 6 mesi in prestito a Varese e basta. Allora, Rivas è arrivato in ruolo definitivo, ha firmato il biennale, questo è quello che per vostra informazione, mentre Grossi è in prestito con diritto di riscatto della metà, quindi dal Siena. Queste sono le due operazioni dal punto di vista. Sei rimasto 6 mesi lì a Varese, ma mi sembra ci siano rimasti un po' male questo tuo passaggio a Verona. Sì, ho parlato con perché dovevo parlare con la società e mi hanno capito per quello che abbiamo fatto la riunione, ci siamo Sì, no, visti forse più i ieri. tifosi, insomma, Sì, che hanno. no, normale, perché vabbè, alla fine sono arrivato pochi mesi, ho fatto abbastanza bene, ci siamo trovati in una situazione bella, a un passo di lograre una cosa molto importante per Varese, però ho pensato un po', è stata anche difficile la decisione, però. Ho detto cosa mi sembrava di Lela, il progetto, tutto quanto, quindi la decisione è una e l'avevo presa. Tu hai parlato della semifinale di ritorno dei playoff, all'andata invece i tifosi dell'Hellas si ricordano di te perché l'hai fatto diventare pazzo, ecco, questo Verona. Era una serata particolarmente ispirata per te, ma Sì, non è tua caratteristica. credo che. Penso che il risultato che noi abbiamo preso qua 2 settimane prima di quella partita ci ha caricato di più e magari l'Elas è arrivato là un po' non carico, quindi abbiamo fatto una bella partita là e poi qua è stato il pareggio che ci ha mandato in finale. È vero che ti ha cercato con insistenza anche Gian Piero Ventura che hai avuto a Bari. Sinceramente Questo non ho tu. parlato con lui questa volta prima di venire qua, ho sentito qualche voce, ma no, niente L'anno scorso magari ti voleva più a Torino. Sì, no, avevo parlato con lui prima di andare a Varese, lui mi aveva detto che aveva tanti esterni, quindi però che comunque c'è un buon rapporto col mister, ho imparato anche tanto da lui come racconti, quindi sono stati due grandi allenatori. Anche tu come caratteristiche, un esterno offensivo, destra, sinistra, Sì, un po'. abbastanza indifferente. A sinistra ho giocato di più, però anche a destra no, non
non ne ho problemi. Ti giocherai il posto con Paolo? Siamo un bel po' già, penso che solo esterni per ora siamo, però è normale e anche più bello avere buona concorrenza, perché ognuno dà del meglio, così.